chiarezza, in questo momento il Comitato regionale del Lazio è impegnato sull'ATG, che è l'addestramento tecnico giovanile, che è stato praticamente un progetto che è nato nel Lazio e che aveva chiaramente una sua progettualità, aveva anche delle sue linee guida. In questi ultimi 2 anni si è mutuato un po' questo nostro modo di lavorare anche in produzione dei centri tecnici federali, per cui in questo momento ci troviamo impegnati nell'area tecnica a seguire due situazioni comunque distinte, anche se hanno dall'altra parte un denominatore comune importante, quello di avere attenzione su questi giovani della regione e provare a mandare dei messaggi che poi possono essere riportati o comunque utilizzati ad integrazione del lavoro che loro fanno con le loro società. Per cui l'ATG adesso si dedica, per quanto riguarda il maschile, si dedica all'annata che poi di riferimento a cui ci si disputa il trofeo delle regioni, per cui di fatto è un'attività che riguarda quest'anno, ha riguardato quest'anno l'annata 2001, e al termine del trofeo delle regioni avrà una piccola appendice per quello che riguarda i ragazzi del 2002, in vista della partecipazione che abbiamo come Comitato Regionale, un invito al trofeo Bulgheroni che si svolgerà a giugno per il 2002. Questa è l'attività dell'ATG, che si pone il problema di dover selezionare, visionare, dare opportunità di allenamento con delle caratteristiche, con indicazioni su certi lavori che si possono integrare con quello che si fa con le proprie società, e si limita esattamente poi ad avere come momento finale il discorso della partecipazione al trofeo delle regioni. In questa situazione, durante tutto l'addestramento, chiaramente vengono coinvolti i giovani allenatori che adesso, anche lì, abbiamo avuto un serbatoio che riguardava quelli che hanno partecipato ai centri tecnici federali giovani allenatori che hanno praticamente avuto un praticantato durato tutta la scorsa stagione. E poi abbiamo la possibilità di avere come collaboratori allenatori che ormai da anni seguono la nostra attività. Parallelamente viene portato avanti il lavoro sui centri tecnici federali, che chiaramente ha delle linee guida che arrivano dal settore squadre nazionali e per le quali sia tecniche che anche di modalità di lavoro, che anche per quello che riguarda anche gli staff. Vengono scelti due allenatori normalmente che affiancano l'RTT, che in questo caso per il Lazio sono io, e insieme al preparatore fisico territoriale, anche quello che è Pablo Fogante, abbiamo questi allenatori che ci danno una mano nell'impostare praticamente il lavoro settimanale con tutte le altre annate. In realtà il Centro Tecnico Federale si pone l'obiettivo di rivedere a distanza di 1, 2, 3 anni tutti quei giocatori che erano stati visionati in occasione del Trofeo delle Regioni e vedere se sono nel frattempo cresciuti e se nel frattempo quelli altri possono essere arrivati a una crescita, a una maturazione che può essere stata più significativa. È un dato di fatto, di questo è importante che lo sia, che sono arrivati per esempio quest'anno da noi a partecipare a un raduno del settore squadre nazionali, anche dei giocatori che erano rimasti esclusi negli anni precedenti, nell'annata precedente dal gruppo del Trofeo delle Regioni. Questo facilmente potrebbe far dire che noi non avevamo capito nulla, abbiamo sbagliato nella scelta, ma di fatto penso serenamente che non sia così, ma è perché ci sono dei ragazzi che in questa fascia d'età, 14 anni, possono essere pronti in una certa maniera e la loro maturazione invece avvenire in maniera più graduale e più avanti nel tempo. Per cui l'obiettivo proprio dei centri tecnici federali è quello di continuare a monitorare questi ragazzi e nella regione, poi anche persone e ragazzi che vengono fuori che magari hanno iniziato a giocare a basket più tardi. Per quanto riguarda l'ATG, l'unico obiettivo è quello di lavorare sull'attenzione dei fondamentali. Noi crediamo fortemente sul fatto che bisogna porre una massima attenzione sul dettaglio dell'insegnamento dei fondamentali in questo momento, perché non siamo proprio assolutamente convinti che
che i ragazzi adesso possano, debbano solo preoccuparsi di giocare e poi più avanti impareranno a migliorare il proprio fondamentale. I fondamentali avranno sempre la necessità di essere migliorati perché cambierà la loro struttura fisica, cambierà il loro atletismo, cambieranno le velocità con cui devono giocare, per cui il fondamentale andrà sempre allenato e in maniera e potenziato. Il problema è che se non ci possiamo proporre con l'idea che a un ragazzo che arriva a 15-16 anni dobbiamo ancora spiegare come deve essere la mano sul pallone una volta che deve palleggiare o deve cambiare mano, come deve essere la sua impostazione del tiro. Per cui abbiamo bisogno di trovare dei ragazzi più preparati e devo dire che nelle ultime annate, la 2000-2001, credo che già questo tipo di segnale è arrivato in generale in tutta Italia. E ci troviamo con dei ragazzi, secondo me, molto più preparati nel dettaglio rispetto a quello, nel dettaglio tecnico rispetto a quello che era prima. Poi il gioco ognuno lo può elaborare e non possiamo avere in generale nella regione, ma ancor di più questa filosofia viene sposata al trofeo delle regioni. Si è smesso di mettere delle regole che poi possono essere disattese in qualsiasi momento perché se non c'è la possibilità di sanzionarle, le regole non hanno nessun motivo di esistere. Qui entra in ballo per il settore squadre nazionali, entra in ballo il ruolo nostro dei referenti tecnici territoriali. Diciamo, ci dobbiamo far garanti e essere praticamente capaci di imporci sugli allenatori che noi andiamo a scegliere, a cui affidiamo le rappresentative per il trofeo delle regioni, che le linee guida che ci vengono date da Andrea Capobianco e da Antonio Bocchino per quello che riguarda l'idea di far giocare per questa fascia d'età dei ragazzi debba essere mantenuta e deve essere tutelata. Senza che questo sia scritto da nessuna parte, chiaramente si sa e tutti dovrebbero sapere che a un'età che va a 14 anni, non è un'età dove il basket giovanile dovrebbe preoccuparsi o proporre un gioco sui blocchi. Per cui è chiaro che i blocchi e il pick and roll non dovrebbero far parte di questo tipo di proposta tecnica in questa manifestazione. È chiaro che non entreranno in campo né Andrea Capobianco né Antonio Bocchino a fermare la partita, però sicuramente l'RTT di quella squadra avrà da dover dare conto e riscontro a loro nel momento in cui la propria rappresentativa giochi un basket che non sia consono con quello che sono le loro linee guida. Ma guarda, questa cosa sembra che uno si debba proteggere, ma in realtà non è così. Chi ormai mi segue e segue questa mia attività da più di 10 anni di responsabile anche delle rappresentative che vanno al Trofeo delle Regioni, noi abbiamo avuto la fortuna di vincerlo per 3 volte, ma mai una volta siamo partiti a casa con l'idea che avremmo potuto vincerlo, non solo voluto vincerlo, perché uno pretende da se stesso sempre il massimo. Io dico che l'obiettivo sempre massimo che una regione come la nostra, a cui deve mirare effettivamente per un torneo come quello del Trofeo delle Regioni è praticamente il discorso di poter arrivare tra le prime quattro. Io credo che una regione come la nostra, con le difficoltà esattamente che ci sono per il livello che c'è in Italia, arrivare tra le prime quattro è sempre aver fatto un buon risultato. Poi dipende dagli incroci, dipende da cosa significano praticamente delle partite secche, poi di semifinale e finale può succedere praticamente di tutto. A noi fortunatamente è successo anche qualcosa di bello e l'anno scorso sicuramente lo è stato, ma se vogliamo essere certi e coscienti di quello che era, non eravamo certo la squadra più forte, sicuramente la Lombardia ha perso con noi in semifinale e noi abbiamo battuto praticamente in finale di Veneto stando sotto per tre quarti di gara, per cui non è che avevamo uno strapotere. Tutte le altre edizioni del Trofeo delle Regioni, io ho sempre posto come nostra idea che arrivare ai quattro vuol dire aver comunque lasciato dietro qualche realtà importante. Perché se pensiamo alla Lombardia, al Veneto, alla Toscana, al Lazio, all'Emilia, al Piemonte, che è una nuova realtà molto importante, e di volta in volta il Friuli, la Liguria, che arrivano, le Marche, che arrivano praticamente
a fare un roster di otto, almeno otto squadre di buon livello, assicurarsi di arrivare tra le prime quattro, credo che sia comunque un ottimo, veramente un ottimo risultato. Per cui qui non siamo a poter proteggere un titolo che uno ha vinto l'anno precedente, anche perché non esistono più né l'allenatore né i giocatori, c'è un'annata completamente diversa. Di fatto si riazzera completamente tutto, per cui essere detentori di un titolo non è che lascia nessuna chance in più o ti fa continuare a lavorare su qualcosa che hai già seminato in passato. Per cui noi ci siamo ritrovati a vincere un trofeo delle regioni a Torino con una categoria dei 96 che probabilmente non era neanche una squadra di grossissimo talento. Infatti non ci sono molti giocatori, mentre con una squadra con i 97 dove abbiamo dei buoni talenti e dei giocatori che si stanno affermando anche a livello nazionale, non siamo riusciti a cogliere quel risultato. Però arrivammo comunque tra i primi quattro e questo è il senso, perdendo una semifinale di un punto, per cui questo fa la storia della pallacanestro. Comunque noi abbiamo un impegno più grande che è quello di essere in grado di poter organizzare al meglio questo evento. Abbiamo un supporto di una realtà che è una società che gravita intorno all'Eurobasket, organizzativamente ci dà una mano, per cui l'area di operativa di questo trofeo delle regioni è tutto nell'area EUR, fatto eccezione poi per il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano, dove avverrà poi l'evento finale della giornata finale con la finale primo e secondo posto maschile che femminile. Gli altri campi saranno quello a Via dell'Arcadia, quello a Via dell'Arcadia e l'Eurobasket, il Two Live che è praticamente sempre sulla Cristoforo Colombo di rimpetto all'Arcadia. Poi avremo due campi, il palafonte superiore e inferiore, dove si svolgerà prevalentemente il torneo femminile, perché chi segue il torneo femminile avrà la possibilità, salendo e scendendo dalle scale, di poter vedere tutto il torneo. E poi c'è un campo del Tellene, dove gioca normalmente la Smith a Tor de' Cenci, e poi c'è un campo all'Axa, che è un Lonely Sports Center, che è un campo che è stato ripristinato, ci si sta praticamente riavvicinando la pallacanestro in maniera molto più intensa. Adesso è sotto la cura praticamente di Tonolli e Cipolat, per cui lo sviluppo della pallacanestro contiamo così. Il campo è molto bello e molto accogliente, per cui crediamo che la struttura organizzativa sia assolutamente di massimo livello.